Ciao a tutti, eccoci qua ancora con l'Autel Evo Nano Plus. Oggi proviamo a fare il primo volo e parliamo di alcuni aspetti. Benvenuti su Quericotro News. Ok, vediamo allora cosa c'è nella versione Premium Combo del Autel Nano Plus. Troviamo subito il drone protetto da questa piccola cintura. Abbiamo la scatola degli accessori. Qua troviamo le eliche di ricambio, cacciavite e i cavetti per collegare il radiocomando. Sono cose che abbiamo già visto nelle foto nel precedente video. Abbiamo poi il concentratore per caricare le batterie, se ne possono caricare tre, un caricatore multiplo che però carica una batteria per volta. L'uso è semplicissimo, basta inserirlo in questo modo e le batterie si caricano. Qua ci vuole il cavetto USB e bisogna usare il caricatore. È meglio usare questo caricatore, il caricatore originale, perché è fast charger, quindi ha 3A di uscita, altrimenti ci mette molto più tempo. Con questo caricatore una batteria si carica in 90 minuti circa. Batteria uguale a quella del Mini 2 e quindi l'autonomia, prevedo che l'autonomia di volo si aggiri intorno ai 22-23 minuti, lasciando una carica residua accettabile per non danneggiare la batteria. È importante, una volta finito il volo, caricare sempre la batteria, perché dopo 5-6 giorni la batteria va in storage, praticamente c'ha la funzione di autoscarica come quelle DJI e quindi vanno in storage. Se noi finito il volo la lasciamo scarica, dopo molti giorni potrebbe scendere di soglia e quindi non caricarsi più. Quindi alla fine di ogni volo è importante caricare la batteria. Queste batterie si ricaricano anche con un power bank. Basta collegarlo qua, ovviamente ci metterà più tempo, però si possono caricare, quindi durante situazioni come questa dove siamo all'aperto, se si scaricano tutte, se non abbiamo un power bank possiamo caricarle. Poi la borsa riesce a ospitare 3 batterie più una sul drone, sono 4 in dotazione, però qua ne abbiamo 3 di batterie. Qua abbiamo il radiocomando. Allora, il radiocomando, che a prima vista può sembrare giocattoloso, in realtà è abbastanza solido, ha un buon peso, quindi si impugna bene, è abbastanza ergonomico. Qua si inserisce lo smartphone e qua il cavetto. Gli stick sono removibili, ma si possono anche, quando si tolgono, si possono agganciare dietro, si avvitano in questo alloggiamento che serve. È un alloggiamento della vita, però ci sta anche lo stick, basta inserirlo così e avvitare e così ci vanno gli stick. Un'altra cosa che voglio far notare è quella che lo smartphone si può inclinare. Una volta che noi apriamo questa slitta possiamo fare questa operazione, in questo modo abbiamo la visuale a favore dello smartphone. Questa è l'antenna che deve essere puntata sempre verso il drone, quindi se il drone è là dobbiamo puntare sempre questa parte qua verso il drone e quindi qua possiamo andare a regolarlo a piacere. È un po' all'inizio un po' duro, mi raccomando fatelo soltanto con la slitta estratta, altrimenti non gira. Allora, qua abbiamo i classici tasti, tasto ritorno a casa, tasto di accensione, si tiene premuto per 2 secondi e poi si accende, tasto pausa e anche per ritorno a casa automatico. Per interrompere il ritorno a casa automatico si preme questo tasto. Qua la porta di ricarica, qua la porta per connettere il cavetto, tasti funzione, tasto per fare scatto foto, tasto funzione programmabile. Con questo tasto noi possiamo scegliere tramite l'app di fare varie funzioni. Ad esempio, io ho scelto che quando premo una volta il gimbal camera si inclina di 90 gradi e poi torna in orizzonte se premo di nuovo.
e poi se premo due volte posso associare un'altra funzione, vedremo magari più avanti. Allora, qua abbiamo il famoso drone di nuova generazione. Allora, intanto c'è una cosa che non mi piace molto, è il proteggieliche. È un proteggieliche abbastanza spartano. Per quello che costa, secondo me, dovevano metterci un proteggieliche migliore. È una semplice cinghia, che tra l'altro ha gli agganci, si va agganciata così, poi dall'altra parte così sui bracci e tiene. Notare, come avevo già fatto notare nel precedente video, le eliche a basso rumore hanno la punta che è piegata per abbattere un po' il rumore. Ovviamente si apre sempre con tutti i droni diversi da DJI, perché soltanto DJI ha il drone in cui i bracci posteriori si inclinano, questi invece si aprono in questo modo, e il protegge gimbal. Allora, plastiche. Le plastiche sono abbastanza sottili. Questo è un drone di nuova generazione che integra anche una ventola. Qua abbiamo una ventola tangenziale che prende aria da questa parte e raffredda l'interno del drone. Qua abbiamo i sensori, le classiche telecamerine per il VPS e anche per l'evitamento ostacoli inferiori, e il sensore ultrasuoni per determinare meglio l'altezza quando vola basso, intorno a 10-15 metri. Allora, plastiche molto fini. Come mai Autel è riuscito a mettere la ventola dove DJI non è riuscito a metterla? Come mai Autel ha messo i sensori dove DJI non è riuscita, ma i sensori ce l'hanno anche lo Zino Mini? Semplice, perché questo drone è di nuova generazione, quindi se noi guardiamo bene all'interno possiamo notare che c'ha una scheda sotto e poi soltanto una scheda sopra. La scheda sotto è quella di controllo, quella sopra è il GPS, e quindi abbiamo un'alta integrazione. È riuscita Autel con questi nuovi componenti, è riuscita a integrare meglio tutti i componenti e a integrare anche la ventola mantenendo il peso sotto i 250 grammi. Ecco perché Autel è uscita dove DJI l'anno scorso col DJI Mini 2, perché vi ricordo che il Mini 2 è uscito un anno fa, però è stato progettato prima, perché un drone ci vogliono parecchi mesi prima che un drone dal progetto alla produzione, quindi almeno 6 mesi prima. Quindi il DJI Mini 2 ha già quasi 2 anni di vita, e 2 anni fa non c'erano questa componentistica, era già stato integrato, però qua l'integrazione è migliore, quindi questo è un drone di nuova generazione. Nonostante sia leggero, i bracci però sono molto rigidi, non si torcono. Le eliche sono sottili, però sono abbastanza morbide, assomigliano un po' a quella del Mini 1 che aveva problemi sulle eliche troppo morbide. Queste sono una via di mezzo tra Mini 1 e Mini 2 come rigidità. Vedremo se in futuro avranno problemi, però secondo me no. Allora, l'aggancio della batteria è semplice, anche la batteria comunque a plastica è molto leggere, è un compromesso che bisogna accettare se si vogliono droni di questo peso. Quindi è vero che costa tanto, che qualcuno magari si aspetta una plastica di qualità superiore, però dobbiamo fare un compromesso. Gli assemblaggi comunque sono ottimi, vedete che c'è poco spazio tra una plastica e l'altra, è abbastanza ben assemblato. Poi abbiamo il LED di segnalazione posteriore che si possono spegnere da app. Come vedete qua ci sono i sensori anteriori e posteriori, abbiamo detto, e inferiori, però quelli più importanti sono quelli anteriori e posteriori. Che tipo di sensori sono? Ce lo dice il manuale che abbiamo qua. Come possiamo notare, i sensori hanno un'apertura di 40 gradi, sia quelli anteriori che quelli posteriori, diciamo in senso sul piano orizzontale, e un'apertura di 30 gradi sul piano verticale. Come funzionano? Funzionano a una distanza fino a 16 metri. Qua abbiamo il manuale Autel che si può scaricare dal sito, che spiega tutto e spiega anche appunto come funzionano i sensori. Attualmente questi sensori non evitano l'ostacolo, lo individuano ma poi si ferma per non andarci a sbattere, però non lo aggirano.
Tanti criticano il fatto che è ancora incompleto questo drone al lancio, e in effetti è vero, c'ha delle funzionalità mancanti come il Dynamic Track, che è l'equivalente dell'Active Track, e vedremo quando sarà attivato se l'Active Track aggirerà gli ostacoli oppure se il drone si fermerà e basta. E a questo proposito devo dire che in effetti chi critica questa tendenza che ha anche la DJI, ad esempio sul Mavic 3, di immettere sul mercato droni che non sono ancora completi al 100%, ha ragione. L'importante è evidenziarlo. Era successo anche con lo Zino Mini Pro, è successo col Mavic 3, sta succedendo anche con questo Auto Elevo Nano. Qualcuno dice per il costo che ha non dovrebbe essere così, però io so che è stato prodotto, lanciato sul mercato in concomitanza col CES di Las Vegas, e quindi l'hanno un po' anticipato rispetto ai tempi previsti, quindi dobbiamo soltanto fare altro che aspettare e tenere presente questa cosa. Allora, come vedete, ho acceso tutto, però c'è sempre questo problema che se anche con l'SD card inserita non viene rilevata l'SD card, eppure c'è, basta fare così, in questo modo. Basta toglierla, estrarla e poi reinserirla senza farla cadere. Senza spegnere il drone, qualcosa poi si risolve. Infatti, se vediamo qua, non c'è più messaggio di avviso che manca la SD card. Allora, adesso decolliamo, solita manovra, stick all'esterno. E ci siamo? Adesso ovviamente suona perché ci siamo noi. Vedete, ci siamo noi. Ma basta spostarlo. E quindi non suona più. Sensori che si possono disattivare. Proviamo a disattivarli. Allora, noi per disattivarli basta premere su questo icona. E adesso abbiamo via sensori. Proviamo a fare allora a registrare il video. Abbiamo sempre solo 30 fps su 4K. Andiamo a fare un giro. Come vedete qua sono arrivati subito i gabbiani, e così vediamo se è vero che l'arancione li tiene lontano. Sono chiaramente infastiditi. Allora, adesso sono le modalità standard e la manovrabilità comunque resta ottima. Io sto facendo tutto a mano, come potete notare. Ovviamente questo è un drone sotto i 250 grammi di peso, quindi non c'è problema di mantenere la distanza dalle persone non informate, l'importante è non sorvolare assembramenti. Ok, abbiamo la possibilità di fare anche lo zoom 2x. E 4x, ovviamente avremo delle perdite a 4x, mentre a 2x sarà 1080p. Allora, adesso come possiamo notare l'orizzonte del mare è leggermente storto. Allora vediamo cosa possiamo fare. Stop per raddrizzarlo. C'è la possibilità di raddrizzarlo, bisogna andare nelle impostazioni, controlli, aggiustamento manuale, compaiono queste linee e bisogna agire
su questi valori, ad esempio sul roll. È un po' lento a reagire, quindi bisogna muoversi per gradi, altrimenti si rischia di peggiorare la situazione. Come sto facendo io adesso, che la sto peggiorando. Bisogna dargli tempo di reazione. Ecco, così sembra, dovrebbe andare bene, forse troppo, perché reagisce in ritardo come abbiamo visto, quindi devo ridare il comando contrario, ci mette un po' di secondi a stabilizzarsi e quindi non è semplice regolarlo per via di questo ritardo. Nel frattempo il tempo scorre, insomma forse sarebbe meglio calibrarlo bene da terra prima del decollo, ma per calibrarlo bene da terra bisogna trovare la superficie adatta e non sempre si ha una superficie adatta. Vabbè, comunque direi che adesso è accettabile, lo lascio così. Return to home aircraft low battery. Allora adesso è scattato il ritorno a casa automatico per batteria scarica, quindi vediamo. Aircraft is returning home. Dai, lo incontro io. Allora, vediamo se torna nella piazzola. Pay attention to the area below when the aircraft is landing. E quello lassù? E quello lì? Non va nella piazzola, quindi interrompo. Allora, la piazzola è qua. E il drone là, quindi diciamo che c'è un bel errore, saranno 2 metri di errore, troppo a mio avviso, e dovrebbe avere anche precision landing. Ok, mentre mostro come manovrabile in modalità sport mantenendo un'ottima stabilizzazione delle immagini anche con queste velocità, posso iniziare a trarre le mie prime conclusioni su questo drone sulla base delle prove che ho effettuato fino ad oggi. Vi anticipo che le immagini che stiamo vedendo adesso dall'app saranno oggetto di un nuovo video dove pubblicherò le immagini a 4K riprese dal drone assieme ad alcune foto, e dovrei anche riuscire a mettere a disposizione delle clip da scaricare in modo che ognuno di voi si possa rendere conto della qualità sia del video che delle foto. Per quanto riguarda la qualità video, ho già fatto una prova ieri, la trovate sul canale, un confronto con il Mini 2 e lo Zino Mini Pro, dove è emerso quanto è emerso anche oggi in questa prova, e cioè che la forza del Nano Plus è la qualità video e la qualità delle foto, assieme anche al comportamento di volo assolutamente ottimo anche in presenza di vento, e al ritorno video e alla robustezza del segnale. Questi sono i veri punti di forza di questo drone, in attesa che gli aggiornamenti lo completino. Nonostante la presenza delle modalità smart e quindi del circolo e di altre modalità intelligenti di volo,
Manca ancora il Dynamic Track, che sarebbe l'equivalente Active Track della DJI. Ma la vera differenza, a mio avviso, che giustificherebbe il prezzo di questo drone è quella del volo a waypoint, dalla possibilità di programmare voli a waypoint per riprese, per fare scatti fotogrammetrici, per la mappatura e per i modelli 3D. In alternativa, il rilascio degli SDK da parte di Autel, in modo che app di terze parti possano interfacciarlo e aggiungere funzionalità come appunto la possibilità di effettuare la fotogrammetria. Quindi, attualmente, sulla base delle mie personali valutazioni, e ripeto personali, secondo me questo drone in questo momento ha un prezzo un po' troppo elevato per quello che offre, se l'utente non cerca la qualità video. Se cerca esclusivamente la qualità video, allora potrebbe affrontare questa spesa, perché, come ho detto, mentre salutiamo il gabbiano, il comportamento di volo è assolutamente eccezionale, non ha niente di invidi da invidiare ai droni DJI. In più bisogna considerare che non ha le no-fly zone, quindi è l'utente che è responsabile di utilizzare il drone dove si può utilizzare. Non ci sono blocchi, non ci sono no-fly zone. Quindi, se quello che si cerca è la massima qualità videofotografica di un drone sotto i 250 grammi di peso, con un ottimo comportamento di volo e affidabilità, assenza di no fly zone, allora questa è la scelta giusta già oggi. Il prezzo li vale tutti per queste applicazioni. Se invece si vuole l'ambito di utilizzo è più variegato e magari comprende anche la fotogrammetria, direi che è un prezzo un po' elevato in questo momento. Bisogna aspettare gli aggiornamenti che lo completino. In ogni caso, chi vuole spendere qualcosina di meno ottenendo una qualità di video leggermente inferiore, ma con tutte le altre caratteristiche del Nano Plus, può optare per il Nano normale, che ha un sensore da 48 megapixel. Vi lascio il link in descrizione nel caso lo vogliate acquistare, sia la versione Nano che la versione Plus, piuttosto che il Lite. Se acquisterete dai miei link io riceverò una piccola commissione, ma spero che sia chiaro che io non sono un venditore o un promotore, io semplicemente sono un utente come tanti altri. Semplicemente provo i droni e do delle valutazioni basate su quanto ho provato, sui risultati e sulla base della mia esperienza. Ovviamente ognuno è libero di formare un proprio giudizio ed è per questo che pubblico i video ed è per questo che vi chiedo di commentare nei commenti, di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate voi, perché io sono aperto alle discussioni e anche ai pareri diversi dal mio. Bene, direi di porre fine a questo pippone. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qua, naturalmente. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E vi auguro una buona continuazione. Ci vediamo con il prossimo video su Quadricottero News. Ciao a tutti!